Non metta le mani, c'è qua un professore e basta. Professor Alzheimer, buonasera, tutto buonasera. Bene? Buonasera, come per va? Favore, è un momento drammatico, La medicina non è spettacolo. Scusi, facciamo un passo indietro. Sarà anche un momento drammatico, ma vediamo un idiota che fa evoluzioni su una sedia. Dottor Marinalli, cosa sta facendo? Cos'è, una giostra questa? In effetti. Lei deve essere qui a assistere, c'è un'operazione in corso. Dottor Marinalli. Non faccia lo stupido. Dottor Pivetta, che pinza mi passi? Pinza di Bering. Oh, bene. Ma non era uno stretto? Lei è un po' troppo saputello, dottor Pivetta. Insomma. Con che punteggio si è laureato? 110 e lode, professore. Con bacio accademico? Bacio accademico. Lei è insopportabile. Ma perché? Sa il suo lavoro? L'ho presa in castagna. C'è? Qui c'è la flebo e non è collegata. Perché adesso le fanno senza fili, professore. Tecnologia Bluetooth. Ma cosa dice? Non ne sapevo niente. Come nella mia clinica. Le flebo? Ma se l'ha inventato. Ma scusi, dottor Pivetta, sono qui a operare il paziente alle ciabatte? Chiedo scusa. Ma le sembra non si è mai visto. Ma è brutto, eh? Cosa sono, di cuoio? Cuoio. Che numero è? 39. Le metta nel mio armadietto. Ma cosa? Sempre servire. Però professor Alzheimer è un furto. Molto bene. Allora, professor Montorsi. No, era Marinalli. Se si appoggia al paziente. Non lo so. Venga qui piuttosto e suturi il ganglio apoplettico. Oh. Avanti. Sembra che sappia cos'è, perché dalla faccia che ha fatto, allora, secondo me. Allora, cos'è il ganglio apoplettico? Dottor Picciarnalli. Come si chiama? Ma continua a cambiare cognome. Apoplettico? Sì. Apoplettico. Vabbè, cioè è una parola scomposta. Veramente da due parole, una più difficile dell'altra. Ma cosa c'entra? Veramente ci concentriamo inizialmente sulla prima. Guardi me, non guardi il dottor Pivetta, guardi me. È chiaramente ganglio. Partiamo dal ganglio. Concentriamoci. Posso dare una mano, professore? Per favore, dottor Pivetta, lei in tubo? È fastidiosissimo. Ma cosa è in tubo? E poi guardi ancora, ma come faccio a operare con una discromia simile? Cioè? Ma siete alle calzine bianche e il pigiama righe su via. Ma chi se ne frega? Cosa sta? Cosa professor? Sta leggendo un compendio di anatomia patologica. Faccia vedere subito. E lei è uno spione, dottor Pivetta. Non sopporto gli spioni qua. Guardi che l'intubo, attenzione. Cos'è? Il ganglio? Dottor Cirgana Erepil. Come si chiama? Scusi. Non si vergogna? Beh, con quel cognome. Di più, certo. Sì, certo. Ma mentre noi stiamo in questo... Siamo. In questo stallo intellettuale, il paziente perde il sangue copiosamente e direi anche a garganello. Quindi salviamolo. Non intervenire, professore. Lei non è qui per intervenire, è solo qui per assistere, per favore. Vabbè, qualcuno intervenga però. Sì, infatti. Certo. Sai che lei è un enorme cretino, dottor Cirnalli? Come darle torto, direi squallido cretino. Ecco. Dove ha studiato lei, dottor Cirnalli? Non ho potuto studiare, professore. Mai? Perché? Perché sono un invalido civile. Ma cosa c'entra? Invalido civile. Ammesso che sia vero. Guardi, cosa c'entra? Ma cos'è anche roba? Il tesserino per parcheggiare nella zona handicappata. Ma non è così il tesserino. Come faccio a operare? Cioè, con un cretino e un saputello. Veramente, professore. Eppure sono portato più verso il cretino. Guardi, ce ne eravamo accorti. Comunque, finirò io l'operazione, va? Avanti. Ecco. Va bene. Sutturiamo qui. Deve essere complicata. Piano, dottor Pivetta, è complicato. Certo. Lei non è all'altezza. Professor Alzheimer, che intervento è? Al cuore? Più. Quindi sta intervenendo. Vuole anche... Tengo il dito qui? Ecco. Tenga il dito lì. Ma cos'è? Non devono fare un nodo? Neurochirurgia? Di più? Ma senta, non mi dica che è un'operazione al cervello e siamo in diretta, Un brufolo. Un brufolo? Brutto, Ma che sarà mai un brufolo anche brutto? Il paziente è andato. Ma come è andato? Forse io ho premuto troppo la aorta. Ma cosa? Pensate che l'altra settimana ne abbiamo persi tre. Per un brufolo? Per un'unghia incarnata. Senta, ma come, cioè, tre morti? L'infezione ha dilagato. Ma cos'è? L'ebola? Ha dilagato. Vabbè, pazienza. Del resto la scienza deve progredire. Bisogno. Scusi, cosa sta facendo? Professore, cosa sta facendo? Guarda che è del paziente quello. È sciacallaggio questo. Ma questo è aggiottato. Vabbè, quello che è. No, è appena morto e già puzza, Ma come? Professor Marfioni, è stato lei? No. Ma nella sala operatoria, ma insomma, non ho saputo trattenermi. D'altronde sono invalido civile. Ma cosa c'è? Avanti, salga sulla carrozzina che usciamo, va. Ma dove vanno? Qui c'è una puzza. Dottor Pivetta, lei stia riperibile, avvisi i parenti. E soffra, mi raccomando. Posso venire anch'io, professore? No, caro. Andiamo a tampinare la caposala. Ma che caposala? Avanti, dottor Montorsi, ale! Maria, che velocità! Siamo alla terna arbitraria. Arbitraria? Sì, ok. Io sono l'arbitro, signor Cataldo. Sì. Mi sembra che la conoscano, fra l'altro, dietro, non so. Calmo. E questi sono i miei collaboratori, guardialine. Sì.